Purtroppo, sempre sul discorso che abbiamo già fatto prima per Teresio, anche il governatore degli ultimi anni ci ha lasciato e quindi siamo stati costretti a nominarne uno nuovo. È denominato governatore del Carnevale Storico di Santiago, una persona speciale che con la sua semplicità e modestia ha conquistato tutti, sempre disponibile per ogni tipo di lavoro carnevalesco e non solo. Ricordiamo anche il suo impegno con gli alpini e con la Proloco per tutte le iniziative che nell'ultimo mezzo secolo sono state fatte qui a Santiago. Lui era sempre in prima fila. Negli ultimi anni abile accompagnatore delle nostre maschere, Severino Maiutti, che dopo aver passato un carnevale al suo fianco e fatto tesoro dei suoi preziosi consigli, vestiranno della fascia argentata di governatore Primo Ruffilli. Per la riuscita di questa serata e vorrei veramente un applauso straordinario per la compagnia dell'ottimismo che si è fatta in quattro e ha fatto un lavoro veramente eccezionale, ha fatto veramente una cosa straordinaria. Vorrei ringraziare anche il gruppo degli amici della Forza Lassa che non possono essere qui presenti in quanto sono in Piazza Roma, che stanno cuocendo i fagioli, che finita questa rappresentazione andremo a gustare e saranno un'anteprima della prelibatezza che a Carnevale appunto si attenderà in Piazza Zappelloni. Grazie a tutti e buon proseguimento di sabato. Grazie ragazzi. Renato ha detto le sue parole, ha preso il fagiolo, quindi muoviamoci. Categoria. Direttamente da San Giorgio Tutta al nostro carnevale, subito in prima categoria. Anche se sappiamo avere un pallino d'eccezione che vedremo anche in qualche fotografia, che sicuramente qualcosa del nostro carnevale gli avrà detto e non solo del nostro. Iniziano a costruire carri nel 2003 e il gruppo si compone di una cinquantina di elementi che ruotano intorno allo zoccolo duro composto da 10 persone circa. Vediamo insieme il video di presentazione del loro carro dal titolo Mentorese delle Meraviglie. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si
quelli che dicono che sono tutti uguali. Quella non è la mia maniera di pensare, però lo ammetto, certe volte l'ho pensato. I funzionari hanno stato italiano, sembrano spesso personaggi da vetrina, sotto la luce sono belli e limitanti, quando li scatti con gli accordi graffiti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Si dice sempre che ogni popolo assomiglia in tutti i sensi alla sua classe dirigente, ma è solo un modo per generalizzare, per scaricare la responsabilità, perché la storia invece è piena del contrario, di gente brava che ha ispirato altra gente, e proprio quando tutti pensano una cosa, che trova spazio una versione differente. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Nei campi, infangherebbero il nome degli avversari, ma solo scopo di non averti in davanti, e comprerebbero la politica di arbitri, ma in quanto altri che si farebbero comprare, racconterebbero lutti e sulla disgrazia, è l'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. E ogni chino ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord. Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande ponte tra il futuro e la macro. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista, e la politica mi salta poco il cuore, ma a volte penso che saremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un popolo di amatettivi, stiamo diventando un popolo di confusi, stiamo diventando, siamo sempre stati. Io mi domando, forse ci siamo rassegnati, personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che i tanti non lo sono. Ognuno fa per la sua vita. Credo che la situazione politica non possa che generare un caso di questo tipo. Credo che il prenderci un giro e un po' prendere in giro tutta quanta la situazione sia il modo migliore per far festa e far casellare. Le dimensioni del carro sono davvero ragguardevoli. Siete sicuri che avete preso bene le misure in corso, visto che per voi è la prima volta? Speriamo di sì, noi abbiamo provato e riprovato, ma crediamo di passare. Il nostro carro misura in lunghezza circa 12 metri, ci allarghiamo a 4 metri e ci alziamo fino a 9 metri, ma credo che per la via di Santiago non sia un problema, quindi passeremo sicuramente. E ora che la cura dei movimenti per voi è quasi maniacale? Sì, noi abbiamo questa forma maniacale di curare i movimenti perché pensiamo che il carro in movimento sia il modo migliore per esprimere un carro allegorico, quindi cerchiamo di far muovere il più possibile i personaggi e far muovere il più possibile la gente che c'è davanti, per divertirci e far divertire. Benissimo, grazie e bocca al lupo per il vostro